cittadino, consumerismo. Grazie di essere Buongiorno. Con noi. Andiamo da Stefano Besseghini, che lui è il presidente di ARERA. Buongiorno presidente, grazie di essere qui. Buongiorno, buongiorno a voi. ARERA che cos'è? Non è altro che l'autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente. Che cosa vuol dire in termini molto più semplici? Regolamenta gas, luce e adesso dal 2018, se non sbaglio, anche i rifiuti. Giusto presidente? È così? Il settore idrico. Allora, ci spieghi subito perché siamo arrivati a questa stangata, presidente. Che cosa sta accadendo per quanto riguarda luce e gas? Ma questa stangata è il frutto dell'evoluzione, in particolare per questo trimestre, dei prezzi del mercato gas, che sono cresciuti in maniera veramente molto significativa. Siamo a quotazioni vicine ai 100 euro megawattora, quando tradizionalmente, storicamente, i valori erano intorno ai 18-20 euro megawattora, quindi 4-5 volte di più il prezzo della materia prima. Questo inevitabilmente si ripercuote sulle tariffe elettriche, perché ancora gran parte della generazione viene fatta con centrali a gas in Italia, e si ripercuote ovviamente direttamente su invece la parte delle tariffe gas, perché il costo della materia prima è forse il principale elemento che impatta. Naturalmente questa è purtroppo un impatto molto forte, ma avrebbe potuto essere, non che sia una consolazione, ma avrebbe potuto essere assai più significativo se non ci fossero stati gli interventi a cui avete fatto cenno, che hanno cercato di lavorare su quella parte delle bollette che non sono direttamente riconducibili alla parte di materia prima, al costo dell'energia in sé, ma alle componenti fiscali o parafiscali, come vengono definite. Lei ha toccato un argomento molto interessante, poi noi andremo a leggere una bolletta, perché il Presidente ha detto una cosa importante. Intanto forse pochi di noi sanno leggere bollette o dedichiamo tempo a leggerle, invece è fondamentale, perché alcune voci invece non sono proprio legate alla materia prima. C'è da dire che dopo il lockdown, con la ripresa diciamo economica, la domanda delle materie prime ha superato di gran lunga l'offerta, quindi è questo che effettivamente sta creando un problema molto serio, e qua vado da Mila Onder. Per esempio l'Asia, no? Sta cercando il gas, quindi sta acquistando tantissimo gas, e allora voi capite che più c'è diciamo richiesta, no? Allora questo torna a Mila e poi va a finire nelle tasche del consumatore, purtroppo? Purtroppo sì. Esattamente questo. La ripresa economica è stata repentina dopo la crisi del Covid, e sia in Asia che in Europa. Ovviamente ce ne dobbiamo essere contenti che l'economia stia andando bene, ma l'economia ha bisogno di energia, di materie prime. L'Asia ne consuma tantissime, perché la Cina, come sappiamo, l'India corrono a ritmi velocissimi, e la Russia, che è un fornitore di gas che finora si è orientato molto verso l'Europa, sta invece dirottando parte delle forniture alla Cina e all'India e al resto dell'Asia, ovviamente. Questo crea in Europa una carenza di gas. Come diceva prima il Presidente, noi invece siamo dei grandissimi consumatori di gas e lo saremo probabilmente sempre di più in questa fase transitoria che stiamo vivendo tra il consumo di idrocarburi e di fonti inquinanti e il consumo verso cui tutta l'Europa si sta invece rivolgendo, di fonti verdi, di fonti rinnovabili. Ovviamente il passaggio non avviene in un secondo, quindi per arrivare ad avere fonti rinnovabili, che sono le paleoliche che stiamo vedendo, il fotovoltaico, sufficienti a fornire all'Italia e al resto dell'Europa l'energia necessaria, dobbiamo usare il gas, che è comunque meno inquinante del carbone, meno inquinante del petrolio. Ci mancherebbe, certo. Ma il gas appunto costa costando tanto, tantissimo. Ed è molto richiesto. Allora, Mila è stata molto chiara, anzi ti ringrazio, perché non sono argomenti molto semplici, però poi dopo vanno a cadere nelle nostre tasche, dobbiamo pagare, avete visto, rincaro bollette. Allora, prima di sentire Luigi Gabriele, consumerismo, andiamo a capire un po' proprio, no, questa crisi dell'energia per quanto riguarda il discorso internazionale, cioè che cosa sta accadendo tra nazioni. Con Di Lauro sentiamo insieme, poi ne parliamo. Rimbalza in ogni angolo della terra l'urlo dello Youth for Climate di Milano. Rivoluzione per il clima, gridano gli attivisti nei cortei.
Ma la rivoluzione non è un pranzo di gala, diceva Mao Zedong, piuttosto ferrato in materia. E anche questa di colore verde avrà costi che presto cominceremo a conoscere. A cominciare dalle bollette di gas e luce, più care sin da subito per un mix di ragioni. La prima, dopo lo stop da pandemia, le economie mondiali hanno ricominciato a correre portando il costo delle materie prime alle stelle. In un anno il petrolio è salito del 200%, il gas di oltre il 30%. La seconda, estate molto calda e lungo inverno, hanno fatto balzare in avanti consumi e prezzi di riserve energetiche sempre più risicate. Nessuna meraviglia dunque se chi il gas lo produce, come la russa Gazprom, decide di aumentarne il prezzo nel momento in cui la ripresa economica fa risalire la domanda, mettendo così l'Europa alle strette per spingerla a dire sì al gasdotto Nord Stream 2, avversato dagli americani. C'è poi l'incremento del prezzo dei permessi di CO2, cioè delle quote che le grandi aziende acquistano per poter inquinare. Attualmente il costo è di 50 euro per tonnellata di CO2, non è stato mai così alto e difficilmente a pagare il conto non saranno i consumatori finali. La nostra bolletta bollente non sarà però solo frutto di meteo, finanza e geopolitica, ma anche di scelte interne nazionali tutte nostre. Qualche esempio: siamo tutti pazzi per le energie rinnovabili, ma ormai da 2 anni vanno deserte le aste. Troppo difficile avere i permessi per realizzare i progetti, nessuno vuole i pali dell'eolico nel proprio giardino. Stesso discorso per il gas dell'Adriatico, è sotto il mare e non si tocca. Ma cancellare o almeno attenuare la nostra impronta ambientale e contemporaneamente disporre di energia pulita non sarà così facile. Italia, Europa e il resto del mondo, tutti dovranno fare la propria parte. Tutti dovranno fare la propria parte, allora abbiamo aperto così la pagina internazionale. Io andrei da Marilu Lucrezio, che si trova a Bruxelles, perché oggi ci sarà l'Eurogruppo e gli argomenti saranno proprio bollette e inflazione. Marilu, buongiorno. Sì, buongiorno. Saranno proprio questi temi sul tavolo. Si parlerà dei rincari. C'è molta preoccupazione qui in Europa e si cerca di prendere delle contromisure. Quindi riunione Lussemburgo dell'Eurogruppo. Si ritroveranno i ministri dell'economia e della finanza della zona euro e si riuniscono alle 15. Domani invece si terrà la riunione dell'Ecofin. Si parlerà della situazione macroeconomica della zona euro, con l'inflazione salita al 3,4% ai massimi dal 2008, quindi potete immaginare la grande preoccupazione anche a livello di BCE, nonostante Christine Lagarde abbia comunque rassicurato nei giorni scorsi. Si parlerà probabilmente all'Eurogruppo di come mandare un segnale ai mercati, di farli un po' riprendere da questo shock, per esempio come? Attraverso lo stoccaggio di scorte comuni o acquisti concordati a livello comunitario. C'è da dire che la Francia è intervenuta sulla Commissione, sul Presidente dell'Eurogruppo Danohe, con una lettera ai ministri francesi dell'economia e dell'ecologia Bruno Le Maire e Barbara Pompili hanno scritto chiedendo praticamente un maggiore coordinamento tra Stati membri e una maggiore cooperazione davanti al caro prezzi causato proprio dall'aumento dei costi dell'energia e una revisione del funzionamento del mercato europeo del gas e dell'elettricità. Una decina di giorni fa si era parlato proprio di questo anche in Slovenia con la commissaria all'energia Kadri Simpson. La Commissione sta preparando per le prossime settimane alcune contromisure che verranno poi presentate proprio per aiutare gli Stati membri a risolvere, per aiutare gli Stati membri a scegliere gli strumenti giusti. Certo. È tutto da Bruxelles, linea a Roma. Buon lavoro Marilu Lucrezio, grazie di essere stata con noi. Rapidamente vado da Stefano Besseghini perché mi ha dato un assist Marilu da Bruxelles, no? Presidente Herrera, abbiamo detto. Presidente, per quanto riguarda il nostro paese, io so che lei insomma in qualche modo ha visto anche il ministro Franco, il ministro dell'economia, e voi in qualche modo come vi regolate? Perché allora dipende da un discorso molto più ampio, internazionale, abbiamo capito e sentito, no? Però come ci difendete? Sono tutti problemi che hanno inevitabilmente interconnessioni, perlomeno europee, certamente in questo momento addirittura mondiali, però diamo le scale giuste sia di natura temporale che spaziale. Possiamo fare delle cose subito nel nostro paese, organizzare delle cose di medio periodo a livello europeo, appunto di medio periodo,
e poi pensare a strategie di lungo periodo. Allora, nell'immediato c'è evidentemente questa fase di incremento del costo molto violenta. È intervenuto il governo, è intervenuto con degli elementi di attenuazione del costo della bolletta, cercando di colpire in termini di smusso soprattutto le famiglie meno abbienti, ma in realtà anche la generalità dei consumatori con la parte degli oneri generali del sistema. Questi temi di cui la sua collega riferiva da Bruxelles sono quelli di medio periodo, che sono assolutamente fondamentali. In questo momento è in discussione il gas package, cioè la direttiva che dovrà regolare il mercato del gas europeo. È l'occasione per togliere alcune distorsioni che storicamente penalizzano il nostro paese con delle tariffe di transito dal nord che ci caricano degli extra costi. Non dimentichiamoci che noi oggi stiamo pagando un'impennata del costo del gas, ma storicamente in Italia il prezzo dell'energia è stato leggermente più alto di quello degli altri paesi, fondamentalmente per elementi che possiamo affrontare in questa discussione europea. La discussione europea ha senso anche... Ma possiamo prevedere una riduzione di questo rincaro bollette oppure no, secondo lei? Che tempi abbiamo, se sarà possibile? Perché questo è poi importante, allora, per i nostri consumatori, no? Se noi crediamo agli indicatori che in questo momento stanno sul mercato, cioè i cosiddetti forward, quelli che dicono come chi compra gas oggi per il futuro sta regolandosi, vediamo che si riallineano a prezzi molto più ragionevoli a partire da marzo del 22. Quindi questo è un po' l'arco temporale massimo verso cui Presidente, naturalmente... lei mi ha dato una data, mi faccio andare da Luigi Gabriele, consumerismo, perché qua stiamo parlando con il Presidente Arera appunto proprio delle tasche dei consumatori. Allora, Luigi Gabriele, diceva il Presidente, probabilmente se ci sarà insomma un calmierare questi prezzi, questa stangata, sarà marzo 2023. Beh, come sempre i consumatori sono quelli che in tutta l'economia globale... 22, già sono un anno avanti io. In genere i costi sempre a carico dei consumatori vengono spalmati. Adesso dobbiamo passare l'inverno, ovviamente il peso maggiore di questi rincari sarà a carico dei consumatori, perché come è stato spiegato, guardi, il gas è come lo zucchero, per fare una cosa semplice, certo, un parallelismo. Noi per alimentare il nostro corpo di energia abbiamo bisogno di zucchero. Bene, noi per alimentare il nostro corpo sociale di energia abbiamo bisogno di gas, svolge la stessa funzione. L'unico problema è che questo zucchero lo chiediamo al vicino di casa con cui ci abbiamo litigato e quindi lui può disporre o meno di aprire e chiudere i rubinetti. Ma la cosa importante è che tutti parlano del prezzo della materia prima, ci stiamo dimenticando che sulle bollette degli italiani si sono state fatte delle scelte politiche che pesano per il 60% dell'importo complessivo. La vediamo la bolletta, chiedo alla regia, perché questo secondo me è molto molto importante, ecco. No? Stavi dicendo, Luigi? Che nella bolletta degli italiani, sì, come vedete, cioè nella torta, solo una piccola porzione è la quota per la spesa dell'energia, che non supera mai tra il 40 e il 45% dell'intera fetta. Il presidente Besseghini è persona seria, sa dove voglio arrivare. Il resto sono delle scelte di politiche energetiche fatte in questi anni che portano nella bolletta degli italiani a pagare tante volte il palo della luce, tante volte il filo della luce, tante volte il tubo del gas, a pagarlo un po' di più di quello che si è speso, perché vengono cosiddetti dati gli extra costi, le extra remunerazioni a chi fa questa attività, e in più sono state fatte delle scelte di incentivazioni delle cosiddette energie alternative che in quest'anno ci stanno costando 15 miliardi, a regime entro 20 anni costeranno agli italiani, anzi a coloro che pagano la bolletta, 240 miliardi. Ma incredibile. Luigi, senti, vediamola proprio un attimo al volo. Io stavo leggendo, sintesi, la spesa per l'energia sono 23,54 euro, giusto? Su 60 euro, questo caso. Cioè, 23, arrivare a 60 ci sono, esatto, 40 euro extra. Tutto, diciamo, tutto il resto, oggettivamente più volte sento dire il cosiddetto sistema che no, ma la rete la devi pagare perché la rete ti garantisce l'energia anche in pandemia. Ma è ovvio, scherziamo, cioè gli italiani sono 70 anni che cacciano soldi per pagare le reti e per svilupparne delle altre. Negli ultimi 10 anni sono state fatte anche delle scelte con i soldi dei consumatori, noi paghiamo i grandi parchi fotovoltaici, i grandi parchi eolici e così via, ma il beneficio concreto per il consumatore italiano, che
ha sempre grande difficoltà invece a mettere il pannello fotovoltaico sul tetto della casa, oppure a fare un impianto geotermico, oppure a produrre da solo. L'idea migliore sarebbe quella, insomma, non solo di rivedere l'impostazione delle tariffe. Un altro elemento di discussione è: nel 2017 noi abbiamo decretato che consumare di più voleva dire essere premiati, cioè più consumavi e più abbassavi il costo della bolletta, la cosiddetta riforma tariffaria. E invece? Questo è un abominio, perché in queste condizioni vuol dire che chi tende a risparmiare invece tende a essere penalizzato. Dobbiamo rivedere queste impostazioni, non parlo di politiche economiche globali o politiche generali, ma le impostazioni di casa nostra le dobbiamo rivedere, perché se una signora che vive da sola vuole spegnere la luce, deve essere premiata. Se una persona o magari fai la lavastoviglie di notte, esatto, no? Vediamo anche invece su oggi poi, non è così, oggi non è così, si paga di più paradossalmente. Ah, questo è assurdo. Mila, questo, questo rincaro prezzi, anche batosta sulle bollette di luce e gas, va ad influire anche sulla famosa inflazione che abbiamo sentito, prima ce ne parlava proprio Marilu Lucrezio? Come no, come no. In Italia e nel resto d'Europa, non siamo soli in questo. In Italia gli ultimi dati, quelli di settembre, indicano un'inflazione al 2,6%. È una percentuale molto alta che non si vedeva da anni e che significa che tutti i prezzi rincarano, ma in particolare l'Istat ci dice proprio quelli legati all'energia. Quelli legati all'energia sono il prezzo della benzina, ma anche le bollette. Le bollette sono aumentate in due fasi, la prima a luglio, e la seconda adesso con questi maxi rincari che abbiamo visto, quasi il 30% per la luce e quasi il 15% per il gas. Il governo ha cercato di porre un argine, è intervenuto appunto due volte, la prima volta a luglio e la seconda volta adesso a fine settembre, cercando di limitare i rincari che altrimenti sarebbero stati del 40%, ci aveva detto il ministro Cingolani. Sì. Riducendo gli oneri di sistema, che sono questi oneri di cui prima stava parlando giustamente Luigi, che gravano sulla bolletta e che il governo ha ridotto con degli stanziamenti di 1 miliardo a luglio e di 3 miliardi adesso. Ovviamente non sono stati sufficienti per annullare gli aumenti ci sono stati comunque, ma sono stati concentrati, diciamo, sulle fasce, chiamiamole benestanti o più abbienti della popolazione, per le fasce che godono già del bonus sociale sull'energia, quindi per le famiglie numerose o che hanno dei tetti di reddito piuttosto bassi, questi aumenti sono invece stati praticamente azzerati. E volevo andare su questo ha detto adesso Mila Onder da Besseghini, perché effettivamente veloce le chiedo gentilmente Besseghini, perché intanto il bonus, l'importanza del bonus, ma chi ne può usufruire, e l'altra cosa è capire anche se appunto nelle tasche degli italiani effettivamente avremo modo di non spendere così tanto, no? Quindi il governo sta intervenendo. Allora, intanto sicuramente il bonus è un intervento importante, ricordo peraltro che da quest'anno è anche partito uno sforzo importante, che è quello dell'automatismo del bonus. Siamo riusciti a far parlare automaticamente le banche dati dell'INPS con quelle del sistema informativo integrato, per cui ogni volta che qualcuno chiede un ISEE, per qualunque motivo, viene fatta la verifica se esistono le condizioni per l'erogazione del bonus. Tanto per dare due numeri che vale la pena sempre essere concreti, nel 2020 su circa 2 milioni e mezzo di famiglie, numeri pre-Covid, quindi bisognerà vedere cosa succede quest'anno, c'erano circa 700.000 richieste, ad oggi, pochi giorni fa, abbiamo già processato 2.300.000 istanze, quindi vuol dire che lo strumento riesce a raggiungere una platea più ampia. Naturalmente c'è una fascia importante, queste sono le fasce di famiglie povere, quelle che hanno difficoltà conclamate. Noi abbiamo una fascia importante di famiglie che non sono povere, ma che in questo momento questo tipo di costi determinano delle sofferenze importanti. Purtroppo qui gli strumenti per intervenire sono meno facili da identificare, e in realtà l'unico approccio vero è quello di riuscire a determinare un abbassamento complessivo del costo di energia. Una proposta che come autorità da tempo facciamo è quella di cercare di spostare
parti progressive di questi oneri generali verso la fiscalità perché generale. Poi ho una domanda da fare, Presidente, dopo le volevo fare una domanda, quindi adesso poi torno da lei, vediamo un attimo proprio per ritornare alle tasche degli italiani, intanto però come si può cercare di così di risparmiare, vediamo con Silvia Squizzato. Con l'aumento non solo del numero degli apparecchi elettrici nelle abitazioni, ma anche delle tariffe energetiche, non sono mancate in questi anni varie impennate della bolletta, a scapito delle tasche delle famiglie italiane. Ma con qualche semplice accortezza è possibile abbattere i costi dell'elettricità, senza dover rinunciare ai comfort delle moderne tecnologie e contribuendo al tempo stesso al benessere del pianeta. Risparmio è doppio guadagno, come dice il detto popolare. In sostanza, con qualche attenzione in più nelle nostre case, potremo risparmiare centinaia di euro ogni anno, promettono gli esperti. Nel residenziale privato, secondo i dati dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, una famiglia tipo in media ha un consumo annuo di 2.700 kWh, equivalente a una bolletta di circa 500 euro per alimentare l'impianto termico ed elettrico. In casa si consuma energia soprattutto per il riscaldamento e per i condizionatori, per l'illuminazione e per l'uso degli elettrodomestici. Può sembrare scontato, ma non lo è, raccomandare di spegnere le luci nelle stanze quando non serve, di sfruttare quanto possibile la luce naturale o di razionalizzare i consumi di gas, per esempio usando i coperchi sulle pentole. Non andrebbero inoltre mai lasciati gli elettrodomestici e il computer in stand-by una volta spenti. Quando si lasciano i dispositivi elettronici attaccati alla corrente, infatti, questi continuano ad alimentarsi, anche se non attivi. È la cosiddetta carica fantasma. Quindi meglio staccare la spina. Scollegando carica batterie e affini si possono risparmiare circa 8 euro al mese. Lavatrice e lavastoviglie sarebbero da azionare possibilmente la sera e rigorosamente a pieno carico. Assicuriamoci anche che i nostri elettrodomestici siano di classe A, categoria che consuma meno energia. Apriamo il frigorifero quando ci serve davvero qualcosa senza lasciarlo aperto per troppo tempo. E la doccia? Massimo 10 minuti se ci riusciamo. Adesso Luigi Gabriele, tanto 10 minuti, è tantissimo 10 minuti, no vabbè 10 minuti in totale. Luigi Gabriele, 30 secondi, perché allora ci sono però degli accorgimenti per cui possiamo risparmiare in casa molto semplicemente, adesso sarà periodo anche di riscaldamenti, da novembre cominciamo a accendere i riscaldamenti. L'unico modo per rientrare in questa spesa di 300 euro è recuperarle cercando di utilizzare meno energia e meno riscaldamento. Per utilizzare meno energia e riscaldamento dobbiamo interrompere gli sprechi. Staccate tutte le prese, evitate gli spifferi dentro casa e fate in modo che non ci sia bisogno di energia per alimentare cose che effettivamente non state utilizzando. Milonder, se tu sei una di quelle che stacca tutto in casa, io no. Assolutamente, no, io sì, sì. Faccio il giro di tutte le luci e spengo gli interruttori. Ah, quindi questo effettivamente è una cosa per poter risparmiare, no? Può essere un'opportunità, diciamo, penso ovviamente. Di sì. Insomma. Sì, sia economicamente che penso che andando verso la transizione ecologica sia anche un buon modo di fare. Questa transizione ecologica di cui parla Mila Onder comunque ci costa. Io su questo vado a salutare il presidente Stefano Besseghini di Arera, perché insomma spero di riaverla qua, perché poi magari cerchiamo di capire perché ci costa così. Così la transizione ecologica, arrivano anche dei soldi dall'Europa se non sbaglio, no Presidente? Quindi cercheremo di capire meglio, però la devo salutare, quindi io la saluto, la ringrazio. Prendo un appuntamento con lei Presidente, perché questa domanda io non la lascio certo così nell'aria, quindi ovviamente aspetto da lei una risposta. Grazie di essere stato con noi Luigi Gabriele, consumerismo, grazie davvero di essere con noi, sempre molto chiaro nella tua espressione. Mila Onder, che piacere averti visto, c'è un cognome che qualcosa mi dice, ho lavorato tanto con il tuo papà.